Va bene, ma la manipolazione del DNA? Da bambina sono stata vaccinata contro il vaiolo e sono sicura che lo stesso vale per lei. Era una pratica frequente in quel periodo. Sta suggerendo forse che ci fosse altro in quella siringa, oltre al vaccino. Non è così inverosimile né lontano dalla posizione della scienza ufficiale. Può essere entrato nella linea germinale e trasmettersi per via ereditaria. Sarebbe una violazione senza... So che per chi ci segue da casa sarà difficile comprenderlo, ma cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è la portata del... Al di là di ogni immaginazione, presto l'epidemia sarà globale. Sarà un contagio di massa, quindi? Non un solo contagio, sarà una gran varietà di malattie. Se non sarà l'influenza a ucciderci, sarà qualcos'altro. Lo sto descrivendo come un'epidemia di AIDS senza l'HIV. Le nostre difese immunitarie saranno distrutte dalla manipolazione genetica sistematica. Chi saranno i primi? Quelli da cui dipendiamo di più, poliziotti, medici, infermieri. Poi toccherà... All'improvviso O'Malley è diventato una specie di autorità. Tutto questo è plausibile? Fin troppo plausibile. È solo follia. Sarebbe follia non farlo. Ecco come parla un vero psicopatico. Non ho deciso io la distruzione del mondo, Mulder, ma la specie umana. Non può giustificare le sue azioni. L'anno appena trascorso è stato il più caldo che si ricordi sul pianeta. Non sono stato io. E non sono responsabile per l'estinzione delle specie di uccelli o la decimazione della megafauna. Ma solo della morte di altre persone. Gli alieni avevano previsto tutto. È successo anche a loro in passato. E lei lo ha tenuto segreto. Pensa alla storia del mondo, Fox. Nessuno di noi due poteva salvare l'umanità dall'autodistruzione. Ma ha comunque pianificato il finale. Ho solo anticipato un po' i tempi. Alla fine tutti quanti moriamo. Adesso, per esempio. E a che servirebbe? Ho avuto notizia che gli ospedali sono sovraffollati e che i ricoveri stanno aumentando. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Siamo al collasso. I mezzi di comunicazione non ve ne vogliono parlare, negando come sempre l'evidenza, mentre i casi di antrace danno il via a un'epidemia di influenza e a malattie di origine batterica. Ora, se vedete graffiti di questo genere nel vostro quartiere, c'è la possibilità che il vostro DNA sia stato preso di mira da un rilascio di alluminio nell'atmosfera tramite scie chimiche. Una diffusione sistematica di sostanze che attivano una risposta genetica. Ci sono casi a New York, in California, in tutto il paese. Mentre qui a Washington l'immunità ai germi più comuni è stata spazzata via e gli ospedali sono presi d'assalto. Arrivano i primi referti medici sulle morti. I soldati per l'antrace, mentre gli anziani stanno soccombendo perché il loro sistema immunitario è stato indebolito o eliminato. È l'attacco di qualcuno pronto a portare avanti una guerra batteriologica. I dati indicano che anche le radiazioni dei forni a microonde possono attivare il virus. Un virus ormai diffuso su scala globale. È arrivato in Europa. Il nostro consiglio è di restare a casa. Il mio staff si è ammalato. Ma resteremo in onda finché ci sarà la speranza di un'inversione. Fermo, per favore. Per favore, ascoltatemi. Andate in ospedale. Andate in ospedale, la cura è quasi pronta, credetemi.